Terzo talk show per questa Fiera Cavalli nello stand di Fisebet. Devo dire che fino a 5 minuti fa ero molto fortunato, perché decisamente questo era il talk show più bello, grazie alle mie ospiti. Purtroppo è arrivato il danno, ma non è andata così, mi dispiace. Lei non mi dica che prima non era meglio da guardare. Dipende dai gusti sempre. Mi ha abbassato la qualità in maniera gravissima, caro assessore. Io saluto, scherzo a parte, un caro amico che è l'assessore al turismo della Regione Veneto, Federico Canè, che ci ha raggiunto. Buonasera. Gli dedichiamo 5 minuti, però mi sembra corretto prima salutare i nostri ospiti. Direi che un po' la padrona di casa è lei, la bionda. La bionda. O no? No, allora io sono la coordinatrice della commissione fisco-legalità della Fise Veneto, del comitato regionale del Veneto. Sono l'avvocato Francesca Verrecchia e ho organizzato, diciamo, questo agguato. Poi mi sposto da questa parte con l'avvocato Sara Marchiori. Siamo circondati. Avvocati. Siamo circondati e poi c'è il pericolo pubblico, perché è tranquilla? Sono tranquillissima. Lei è sicura di essere tranquilla e rilassata? Sì. Non si impappina? No. Allora, detto questo, oggi in questo spazio parleremo dei circoli Fise di giustizia, ma con l'assessore al turismo vorrei che parlassimo dell'importanza anche dei cavalli nel mondo turistico. Ricordiamo anche le ipovie, che sono uno dei grandi progetti di questa regione, specialmente per questo mondo. Un mondo a cui Federico Canera appartiene, perché ella, mi risulta, dico bene? Sì, sì, sono un cavaliere. Ella va a cavallo. Senza cavallo. Sì, ella va a cavallo. No, ma se lo dice al microfono viene meglio. Ah, ma se lei va a cavallo? Sì. Andavo. Ho le mie figlie adesso. Vado ancora a cavallo. È un po' vecchia per andare a cavallo, è un po' passata, ma non importa. Allora, cavaliere senza cavallo, parliamo un po' di cavalli. Siamo in questa grande manifestazione che è importante non solo per il Veneto, non solo per l'Italia, ma davvero per tutta l'Europa, per tutto il mondo. Ma direi di sì. Innanzitutto, la Fiera Cavalli è una delle più grandi manifestazioni internazionali sul mondo del cavallo, ma non soltanto dal punto di vista sportivo, ma anche dal punto di vista turistico. E non lo dico perché sono assessore al turismo, ma perché i dati parlano chiaro. In Regione Veneto, tra l'altro, è una regione che rispetto alle altre in Italia cresce rispetto appunto alle altre anche nella presenza della tenuta di cavalli. Cioè abbiamo persone che fortunatamente decidono ancora oggi di tenere un cavallo, cosa che è una situazione in controtendenza rispetto alle altre regioni. Non so se questo sia legato anche al mondo turistico o all'impegno della Regione Veneto nel creare nuove ipovie all'interno del nostro territorio. La più importante è quella delle Prealpi, una via che parte dalle Prealpi appunto trevigiane per arrivare fino alla Lessinia. Quindi è un percorso molto lungo, fatto di 12 anelli, dove diamo la possibilità ai cavalieri di fare dei percorsi brevi oppure anche lunghi a seconda del tempo che hanno a disposizione. È un lavoro che si sta portando avanti legato al cosiddetto turismo slow, cioè lento e green, verde sul territorio, perché il cavallo è uno dei metodi migliori assieme alla bicicletta o alle camminate per poter vedere il territorio veneto. Il lavoro che stiamo facendo come Regione Veneto è quello di cercare di spostare i flussi turistici dalle grandi città, quindi da Venezia, Verona o gli altri attrattori importanti che abbiamo in regione, per fargli scoprire quello che noi definiamo l'altro Veneto. Ovvio che quest'altro Veneto, diciamo, è all'interno del territorio, e a volte per scoprirlo bisogna non solo utilizzare appunto mezzi alternativi, ma è anche auspicabile farlo, perché nel momento in cui noi vogliamo spingere la natura, la cultura, l'enogastronomia del territorio, farlo in bicicletta o a cavallo o a piedi è sicuramente tutta un'altra cosa. E allora vediamo, parlando di cavalli di territorio, secondo l'assessore al turismo, qui domanda è: quanti potrebbero essere i circoli equestri affiliati alla Fise in Veneto, secondo lei? Oddio, questa è una bella domanda, è un dato che non conosco. Certo, infatti lo so, però secondo lei, io me ne sono... I circoli. Un centinaio. No, sono quasi il doppio, sono più del doppio. Perché lui, e là questo Deviant,
Posso chiedo scusa Nicoletta, potrei avere un depliant da far vedere all'assessore che non si aspettava il numero di circoli? Posso, me lo dà per cortesia, grazie mille. Guardi, eccolo, questi qua. Quanti sono i circoli? Questa pubblicazione è fatta da Fise Veneto proprio sì, per... il Comitato Regionale Veneto proprio quest'anno ha deciso di pubblicare questa brochure con indicati tutti i circoli del territorio della regione, oltre ai riferimenti, proprio perché l'associazione o la società sportiva che sono affiliati o aggregati alla Fise, diciamo che sono anche una garanzia per l'utente, poiché la Fise, ne parleranno meglio le mie colleghe che ho deciso di far intervenire in questo agguato, offre appunto delle garanzie, dei requisiti di accesso, delle garanzie che... quello che è bello e quello che si vede in questa brochure è che uno veramente può trovarli a due passi da casa, cioè non c'è in tutte le province. No, sì, ma in tutte le province, in tutte le parti di ogni provincia. Questa facendo una somma veloce, cosa sono? Circa 150? 200. 200? 200, circa 200. È impressionante. Assolutamente. Per dare il senso del movimento. Quindi siamo ben forniti. No, per dare il senso di quant'è l'amore e la passione per il cavallo nella nostra regione. Ma il fatto che la regione Veneto fosse già da questo punto di vista dotata lo sapevamo, forse quello che manca in regione è un sistema organizzato proprio per enfatizzare l'uso del cavallo non soltanto dal punto di vista sportivo all'interno del circolo ma dal punto di vista turistico, quindi con la creazione. Però poi i cavalli poi tornano in una casa e il circolo è la loro casa. Assolutamente sì. Quindi vuol dire molto spesso le partenze dei turisti avvengono proprio da un circolo oppure da agriturismi attrezzati che sono anche circoli. Comunque c'è più di qualche circolo proprio in Veneto che si sta organizzando per, esatto, per l'ipoturismo. È proprio un'esigenza che è venuta fuori negli ultimi anni. Quindi con posti letto, diciamo, anche, cioè accoglienza anche turistica all'interno del circolo. No, per dare la possibilità di organizzare del turismo a cavallo, quindi attraverso le ipovie, attraverso delle gite che durano anche diversi giorni, quindi con dei punti di appoggio sia per le persone che per gli animali, perché ovviamente devono essere... Per dei turisti come il qui presente che è sprovvisto di quadrupede. Presto facciamo a rimediarne uno. No, ecco, per esempio, anche in questo senso i circoli ippici affiliati alle Pise danno maggiori garanzie? Sì, ben, non c'è alcun dubbio. Quello che la federazione fa e intende fare è il compito principale di promuovere la cultura equestre in tutti i sensi. E la cultura equestre è tanto lo sport agonistico, tanto l'attività amatoriale, tanto le passeggiate a cavallo, perché poi ognuno deve poter seguire quello che sia il proprio interesse maggiore. Quello che noi possiamo vedere da questa brochure che ha tanto sorpreso l'assessore è che ci siano così tanti circoli che rappresentano una sorta di fiore all'occhiello della federazione, circoli che hanno in se stessi una formazione molto accurata, tanto quanto alla parte di formazione degli istruttori, cioè di coloro che sono deputati all'insegnamento dell'equitazione, e che la federazione intende formare in maniera molto precisa e molto puntuale, partendo dalla base fino ad arrivare a livelli molto elevati che troviamo nei campi qui vicino all'interno di Fiera Cavalli. Ma allo stesso modo istruttori qualificati che possono occuparsi dei bambini, della cosiddetta vecchia riabilitazione degli equestre, assessori. Degli assessori, anzi, necessitano di assistenza. Il prossimo anno troveremo l'assessore come sportivo impegnato magari in una competizione agonistica a Fiera Cavalli. Una minaccia questa. Io avevo iniziato così. Ho una promessa. Poi... aveva cominciato. Sì, come già Fiera Cavalli l'anno scorso mise in sella per la prima volta il vicepresidente del Consiglio. Ah sì, è vero. Con un braccio rotto. È vero, ce lo ricordiamo all'ingresso. Debuttò, mise in sella il Matteo Salvini, questo certo. Lo ricordiamo per... Quanto è importante, anche per i progetti che lei diceva, che ci sia una collaborazione tra la parte politica, amministrativa e quella federale? Ma assolutamente, del resto noi degli incontri li abbiamo già fatti anche con tutti i cosiddetti stakeholder del mondo del cavallo, quando abbiamo fatto anche un nuovo progetto di legge, tra l'altro legato al mondo del cavallo, e ovvio che
sempre ci chiedono contatti costanti, perché l'aspetto non è solo lo sviluppo sportivo, che è importantissimo senza dubbio. Infatti però, qui parliamo di altro. Esatto, però ovviamente io guardo quell'altro aspetto che è legato al turismo, ma non soltanto al turismo straniero, cioè l'incoming, ma anche alla possibilità degli stessi cittadini, quindi veneti o italiani che sono sul territorio, di conoscere il territorio in maniera differente. E quindi è importante che però per far questo in sicurezza ci sia la possibilità di avere incontri con organismi come sono la FISE importanti, che ci possono anche aiutare a educare, perché va anche, le persone vanno educate a gestire un cavallo, a salirci, a capire la cultura che sta attorno, e quindi non può essere vista solo dal punto di vista esclusivamente turistico, ma a 360 gradi. Dato parlavamo di agguato, la nostra ospite ride, non lo so, è lombarda, giusto? Meneghina. Meneghina, milanese, no? Assolutamente. Meneghina. Le ipovie in Lombardia ci sono o non ci sono? Ce ne sono poche, non ce n'è nessuna? Non è preparata? Non sono preparata. Perfetto, abbiamo fatto l'agguato, è funzionato benissimo. Però insomma è carina, che insomma le piace il fatto che qui in Veneto si pensi a questo tipo di turismo? Assolutamente sì. La attira come tipo di esperienza? Mi attira come tipo di esperienza. E quindi mi avvocato, però fate un tour equestre a cavallo, la portate per vedere le nostre colline. Porto un turista, no? Le colline che sono diventate recentemente ottavo patrimonio dell'UNESCO, penso che possa essere una location adatta, a dire la verità, non solo le colline di Treviso, perché sono trevigiano, ma ci sono altri territori, Alessinia, ma la stessa Pedemontana Vicentina. Allora, noi siamo partiti con questo tragitto in Pedemontana perché era già, diciamo, abbozzato, tra l'altro non è ancora finito, nel senso che al momento è percorribile a metà. Ora dobbiamo collegare tutti i 12 anelli che sono stati creati, metà dei quali sono già percorribili, tabellati, funzionali, quindi messi alla prova grazie all'UMPLI, che è l'Unione Regionale delle Proloco Venete, col quale abbiamo una collaborazione, perché questi sentieri poi vanno manutentati, vanno tenuti in ordine, no? Non è che basta fare un percorso e poi lasciare che il cavaliere vada. Siamo in natura e non sono percorsi in asfalto, non sono percorsi. Sì. Ci sono i cespugli, ci sono gli alberi, c'è il fondo del. In più sono pensati anche per cui lungo il percorso ci siano anche dei momenti di sosta, no? Quindi il cavaliere che desidera fermarsi, addirittura passare una notte e trovare qualcuno che possa accudire il cavallo, dargli da mangiare, no? Quindi avere delle stalle attrezzate. Sì, non è così semplice, non è che basta avere un troso di campagna, come diciamo noi in Veneto, per poterci passare a cavallo. Significa avere dei percorsi, per chiamarle ipovie, attrezzate. Quindi questo è il primo, però abbiamo intenzione di farne degli altri in Veneto, sfruttando anche quelli che sono gli argini dei grandi fiumi che abbiamo a disposizione. La regia sulla sta facendo le immagini. Eccole qua. Qui eravamo in passaggio, eccolo qua, quello sono io. Come potete ben vedere, quello lì è lui. È lui. Qui siamo siamo partiti da Valdobbiadene, se non sbaglio, esatto. E qui eravamo un centinaio di cavalli, forse più. Abbiamo fatto un percorso importantissimo e legato appunto a tutto. Non è Vittorio questa, eh? Ma siamo arrivati. Abbiamo fatto non un è Vittorio giro... questo, sbaglio? Oddio, adesso non riesco. Mi sembrava il municipio di Vittorio quello, Vittorio Veneto, no? Sì, appunto. Era il municipio di Vittorio Veneto quelle prime. Non mi ricordo le colline, non mi ricordo se siamo arrivati a Vittorio, onestamente. Mi ricordo Valdobbiadene di sicuro. Ecco, questo è un percorso in mezzo tra Vidor e Valdobbiadene. Abbiamo passato Farra di Soligo, insomma abbiamo fatto tutte le colline della Pedemontana. Chi ha fornito il cavallo? Devo ringraziare. In questo caso, se vedete, ero brandizzato, perché sì, si era brandizzato con giacca della Natura Cavallo. Qui c'è Natura Cavallo, c'è gli amici del Lungo Brenta, per esempio, ecco Natura Cavallo, quelli con la giacca gialla, quelli con la giacca invece color sabbia, diciamo corda, gli amici del Lungo Brenta, e poi c'erano anche l'associazione di Ranger, quindi tre associazioni di cavalieri.
Assessore, grazie mille per essere venuto a trovarci, grazie per averci fatto compagnia. Grazie a voi. Grazie, buon lavoro, anche perché il Salvini di qui prima è qui attorno, quindi penso che adesso lo va a raggiungere adesso. era il nostro stand. Ha già fatto le fotografie con gli amici di Natura a Cavallo, sì. Quindi riesco a beccarlo. D'accordo, grazie mille assessore. Grazie. Tante cose, grazie. E invece noi andiamo dal nostro Pierino, ecco, brava, mi raccomando, tiene. Andiamo dal nostro Pierino che ha così infranto la regola della divisione delle carriere, perché la difende ma anche giudica. Mi tocca. In una federazione giudica e in una difende. In due federazioni giudica. Ah, in due federazioni giudica. Lei giudica. Mi tocca. Le tocca. È un ruolo. Lei giudica. Non è mica facile giudicare, spesso. Mica detto questo. Anzi, io. Difficilissimo. Lei giudica. Io giudico. Nella ginnastica artistica? Nella Federazione Ginnastica d'Italia, sì. E anche nella Federazione Italiana Bocce. 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 E lei è pericoloso perché si incassano le bocce. È un problema. Mentre, guarda caso, dato l'ambiente, dove difende? In Fise. Normalmente in Fise. Deve difendere da che cosa? Bisogna difendere chiunque, che tutti i soggetti dell'ordinamento sportivo, quindi un tesserato. Qual è normalmente il caso più frequente, il caso tipico da... Sono troppi casi frequenti e tipici. Siete così indisciplinati? Siamo molto indisciplinati e penso che siamo una delle federazioni con più casi. Sì. La Federazione Italiana Sport Equestre ha moltissimi procedimenti disciplinari. Qual è la cosa, vediamo se risponde Verrecchi, qual è la cosa più combinata? Allora, diciamo che uno degli illeciti disciplinari abbastanza frequenti sono un po' le violazioni nel tesseramento, quindi tesseramenti fatti, cioè sono proprio... No, anche nella ginnastica ho scoperto è che... È vero, anche magari le pratiche di pratiche vietate nell'istruzione, ci sono tanti illeciti. Tanti. Siete indisciplinati? Siamo un po' indisciplinati, è vero, sì, ma qualche volta... Vedete così tutte e tre bravine qua, io non pensavo, guarda che paradiso del... Nella maggior parte dei casi, non per malafede, ma per leggerezza. Malafede, ma leggerezza. Non sempre, qualche volta si tende ad essere un po' superficiali e a non preoccuparsi di tutte le cose. I suoi assistiti... sono in malafede o sono dei leggiadri? Dipende dai casi, secondo me occorre fare una premessa perché chiunque capisca di cosa stiamo parlando degli illeciti disciplinari. Diamo velocissimamente, rapidamente una definizione. Siamo rovinati. Perché prego, io mi accomodo qua, la lascio, faccia pure, faccia pure, prego. No, a mio avviso è importante dare una breve definizione di illecito perché sennò non si comprende di cosa stiamo parlando. Quindi per illecito disciplinare... Scusa, abbiamo l'Alex Magistralis dell'avvocato. È cattivissimo con me. Però, prego. Si intendono tutti quei comportamenti. La interrompo sempre per vedere... Ma non è possibile, gli posso dare una crapata così mi fa finire? Scherzo. Si intendono tutti quei comportamenti posti in essere dai soggetti dell'ordinamento sportivo, quindi tesserati, gli enti affiliati, aggregati, posti anche in forma omissiva... e che sono posti in violazione delle norme federali, quindi di che cosa? Dello statuto della federazione, del regolamento di giustizia, del codice di comportamento sportivo e per quanto riguarda la FISE, quindi il nostro regolamento di giustizia, proprio l'articolo 1 definisce gli atti sanzionabili, gli illeciti disciplinari e appunto questa norma inizia proprio dicendo che trattasi di tutti quei comportamenti posti in violazione delle norme federali, anche del regolamento veterinario, delle norme di settore, del regolamento di giustizia e dello statuto. Questa norma ci dice qualcosa di più perché ci dice che ci dà varie definizioni di illecito disciplinare tra le quali ogni comportamento che sia posto al contrario dei doveri di correttezza e lealtà ai quali quindi il tesserato deve ispirarsi nella sua attività federale. Ci dice poi quali sono altri illeciti, ne cito uno solo e poi vi spiegherò il perché,
che quello è il divieto di rilasciare dichiarazioni lesive che possono quindi ledere il prestigio, l'onorabilità di ufficiali di gara, tesserati, enti centrali o periferici della federazione, particolarmente se queste dichiarazioni sono rese a mezzo stampa, internet e non vengono rettificate. Gli illeciti sono commessi prevalentemente o esclusivamente dagli individui o anche dalle società? Ecco, questo è un punto molto importante. Perché... ho fatto una domanda intelligente, non è da me, mi stupisco da solo. Dunque, l'illecito solitamente viene posto in essere dal tesserato, che può essere l'istruttore, ma anche un semplice tesserato, un allievo, però c'è una responsabilità che riguarda proprio gli enti affiliati e aggregati e il nostro regolamento di giustizia ne quindi parla in proprio... Veneto ce ne sono 200 a difendere. Ora la spieghiamo in pochissimi secondi. Sostanzialmente questa responsabilità, questo articolo, questa norma cosa dice? Dice che l'ente è responsabile in tre ipotesi, salvo che non abbia adottato delle misure idonee a prevenire la consumazione dell'illecito. Quindi quando è responsabile l'ente e per esso il suo legale rappresentante, che di solito è il gestore del centro ippico, il presidente, in tre casi. Allora, il primo caso risponde degli illeciti commessi da chi lo rappresenta, salvo eventuali disposizioni federali e quindi ad esempio da un suo delegato, un rappresentante o un istruttore. Il secondo caso risponde, salvo prova contraria, per gli illeciti sportivi commessi da chiunque, quindi anche da terzi, nel suo interesse o suo vantaggio. Terzo e ultimo caso, l'ente, il centro ippico risponde se al suo interno si trovano in maniera ingiustificata sostanze dopanti anche al di là del loro quantitativo. Ora, se mi è concesso brevissimamente, vorrei dire questo, che è una norma, l'articolo 4, che riguarda questo tipo di responsabilità degli enti, che io ritengo che venga, che ha trovato un'applicazione discreta, questo perché probabilmente i nostri enti, i gestori dei centri ippici sono preparati, quindi riescono ad adottare tutte quelle norme idonee ad evitare la consumazione proprio di questi illeciti. Come si fa a spegnerla? Basta togliermi, anzi, togliermi il microfono. Allora, dato che era preoccupata, come vengo, come me la cavo, come, che voto le diamo? Benissimo, direi, no? Molto brava. La sufficienza gliela diamo? Sì, dai. Allora io vorrei invitarla, se non ha fatto quello. Chiedo scusa, se possiamo tornare sull'ospite, che era molto preoccupata. Facciamo un primo piano all'ospite lombardo, che era preoccupata come vengo in televisione. Ecco, ci guardi. No. Come viene? Si guardi per cortesia. Guardi il monitor, come ti piace? Sì, no? No? Sì? Più o meno, dai. Non è importante. No, me la preoccupatissima. Allora, grazie alle mie ospiti. Io cerco sempre anche un po' di scherzare, se gli ospiti me lo consentono, mi permetto, li ringrazio anche per lo spirito con cui accettano la mia stupidità. Adesso andiamo, credo, nello stand di Equipe e ricordami sempre che il nostro appuntamento è orario. Grazie a voi per essere stati con noi. Grazie, ma continuate a seguirci. Fabio, mi vedi bene con questi occhiali dal padiglione 5? Io ti vedo benissimo. Adesso ci facciamo raccontare da Nicola Garbossa, proprietario di Equic, che cos'è questo occhialone? Salve, buongiorno a tutti. No, niente, abbiamo ideato questo occhiale per proteggere gli occhi dal sole per tutti quei cavalli che hanno problemi di head shaking, uveiti, catarrate e altro. E anche per proteggere i nostri cavalli, soprattutto in questi campi bianchi che ci sono adesso, con questo sole riflettente, toglie i riflessi dall'occhio, il cavallo sta molto più concentrato, molto più sereno ed è un piacere usarli. Però noto che qui al tuo stand quest'anno, al padiglione 6, hai un sacco di altri prodotti nuovi. Ci vuoi far velocemente una carrellata? Sì, abbiamo ideato questa staffa quest'anno, molto bella, molto aggressiva, molto molto tecnica. Ammortizzata sulla parte dietro, sulla parte davanti, un fit perfetto del piede, un bilanciamento perfetto perché vedete anche con queste pressioni fuori asse sta sempre ferma, si calza sempre bene, di sicurezza perché non si riesce a rimanere incastrati assolutamente. Molto bella, design molto accattivante. E Equic è un marchio che non è nato tantissimi anni fa, però notiamo che ogni anno ci stupite con dei prodotti sempre più all'avanguardia, sempre più nuovi, dunque siete veramente in forte crescita. Beh, sicuramente sì, siamo praticamente ogni domenica sui migliori campi gara al mondo, conosciamo i migliori cavalieri al mondo e cerchiamo di andare incontro a loro
con dei prodotti molto tecnici e molto performanti per aiutarli ogni giorno nel loro lavoro. Ovviamente per Fise Veneto Equic è uno sponsor che già gli sta accanto da parecchi anni, di questo siamo felici, ma siamo ancora più felici che in Veneto ci siano ci siano aziende come Equic che producono degli ottimi prodotti per l'equitazione. Sì, noi essendo veneti abbiamo proprio piacere di essere partner di Fise Veneto, ci impegniamo al massimo perché la nostra regione possa essere riconosciuta in tutto il mondo e ci mettiamo del nostro per essere al top del mondo con i nostri prodotti. Ringraziamo Equic, passate a trovarlo al suo stand Padiglione 6, a te Fabio la linea, grazie. Grazie, saluti. Siamo 16:25, quindi tra 35 minuti ci rivediamo per l'ultimo appuntamento di quest'oggi alle 17 con la sicurezza nel mondo dell'equitazione. Mi raccomando, alle 17, 16:25, 35 minuti e siamo ancora qua.